Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941, signori miei. Oggi siamo tornati col Circo Venezia, signori miei. Oggi partita di Champions, ultima del girone. Andiamo a giocare contro il Liverpool. Allora, prima cosa da fare, signori miei, facciamo gli allenamenti. Io vorrei però cambiare questi qua. Allora, Wood, vabbè, lo lasciamo. Il piccolo Kumbu, leviamolo. Il piccolo Kumbu, leviamolo e vediamo chi possiamo. Ci abbiamo dei. Facciamo. Andiamo tutti i giovani, raga. Alleniamo i giovani, anche se non ci servirebbero a nulla, però via, dai, dell'orco sì, lo leviamo pure, abbiamo questo greco, abbiamo i fratelli greco praticamente, ottimo, non sapevo niente, abbiamo i fratelli greco e non lo sapevo, leviamo anche Piera che secondo me ha raggiunto un buon livello di... mettiamo Blizzard, Blizzard può crescere, facciamolo crescere ancora Blizzard, il nostro miglior portiere dico, deve crescere un bel po'. E poi centro ali abbiamo un certo Rossi esterno destro che sembra molto promettente, dai, anche se quello col baffetto molto da spagnolo non era molto brutto. Allora, simuliamo tutto, vediamo se i nostri giovani si allenano bene, si allenano bene ma crescono poco. Va bene, non fa nulla, non fa nulla. Alleniamo un po' questi giovani. Isaac è contento per la partita che ha giocato e mi sa che oggi ti giochi un'altra bella partita, Isaac, perché tanto in Champions siamo già qualificati, raga. Quindi quasi quasi me la gioco pure con i panchinari. Così si sono fatti tre partite a stecca di fila e non dovrebbero lamentarsi per un bel po'. Tranne Gautier che si è lamentato e siamo stati costretti a metterlo sul mercato. Ma la prossima partita è con la Juventus, raga. La prossima partita è con la Juventus in campionato, partitona. Quindi il prossimo episodio sarà tanta roba, signori miei. Allora, se vi siete riposati tutti, signori miei. Sì, siete in una situazione accettabile. Fatemi controllare semplicemente la panchina. Lollo, Collins, Neymar, dell'orco me lo porto, che lo facciamo giocare dopo. Mbappé è contento e lo lasciamo riposare. Mi porti Padelli in panchina, così se magari girano bene facciamo esordire anche Padelli. Via, facciamo proprio le cose in grande. Detto questo, scendiamo in campo contro il Liverpool nell'ultima partita del girone di Champions, signori miei. Bella così. Ok ragazzuoli, siamo a Liverpool, siamo nell'ultima partita del girone di Champions e siamo sotto la neve. Non sapevo che a Liverpool nevicasse, quindi ho scoperto una cosa nuova geograficamente parlando. E niente, va bene, dai, allora, ci basta anche il pareggio, raga. Sinceramente non voglio perdere perché vorrei chiudere il girone da squadra imbattuta. Però riuscissimo, quindi mi basterebbe, dico, non perdere, voglio chiudere il girone da squadra imbattuta. Quindi dico, mi va bene anche il pareggio. La sconfitta, no, vai castagna che sulla neve scivoli ancora meglio. Vai castagna, vai castagna mio, da dove? Dove? Troppa neve, si è allungato il pallone, sembra una cosa assurda, va bene, non fa nulla. Non fa nulla, Baker, guarda che c'hai a Momo Salah su quella fascia, quindi non puoi giocare troppo a far le cavolate. Allora, il Liverpool è partito tosto, noi abbiamo avuto una buona azione con Castagna, però il Liverpool giustamente... Baker, e che ti ho detto Baker? Non ti ho finito di dire niente praticamente, che c'hai a Momo Salah su quella fascia e devi cercare di tenerlo il più buono possibile. Vai Baker. Vai Baker, dimostrami che ci puoi stare in questa squadra. Vai Baker, bello, bello, zitto, zitto, zitto. Isaac, mannaggia che fuori gioco. Beh, l'aveva parata Allison. Allison l'aveva parata, bella l'azione però, bravo Baker. Peccato però per questo fuori gioco, va bene, dai, dai. Comunque, abbiamo dato uno squillo al Liverpool. Abbiamo dato uno squillo al Liverpool e abbiamo fatto capire che noi ci siamo. Questo è fallo però. Va bene, non fa niente. Dai Castagna, accelera Castagna. Bello, così, movimento 1-2. Bello, Castagna! Ci prova da posizione impossibile. Che ciabattata terribile, Castagna! Che cos'era questa cosa? Che cos'era questa cosa? Mamma mia, che ciabattata. Tra l'altro era pure fuori gioco. Nuovamente fuori gioco. 2 su 2, signori miei. 2 su 2. Va bene, intanto stiamo tenendo lì Liverpool. E non è una cosa brutta. No, quello Papamullo è nell'altra serie. No, non devo fare confusione. Papamullo gioca con i gamberetti. Più che altro, vi è piaciuto l'inizio di stagione di Papa Maullo alla guida dei gamberetti, signori miei? Ci saranno tante sorprese carine. Almeno si spera. Dai, che bravo Gautier! Bravo Gautier! Klopp si dispera. Klopp si dispera, ma bravo Gautier! L'ha presa forse con che cosa? Col tallone, con una punta di un. No, col mignolo.
Con l'Allu ce l'ha presa, raga. Zielinski sta giocando al Liverpool. Eh sì, perché noi siamo arrivati che qua? Che anno è? Non so più che anno è praticamente, raga. Quindi Zielinski è passato al Liverpool. Ha lasciato Napoli per passare al Liverpool. Dai, così. Dai, porca miseria, Abe. Non dormiamo su queste palle. Dai, così, dagli in profondità. Vai, Baker. Vai, Baker. Baker sta giocando veramente bene. Baker sta giocando veramente bene. Non la passa a Wood perché sennò mi c'entra il difensore. No! Benitez! Ma a chi è tirato? Al raccattapalle. Quello ha pure perso la bandiera. Stava sventolando la bandiera. Si è visto arrivare il pallone. Si è preso paura, ha tirato via la bandiera, è sparita la bandiera. Va bene, piccoli bug dove trovarli su FIFA 20. Va bene così, va bene, va bene. Van Dijk, gran giocatore Van Dijk. Gran giocatore Van Dijk. Comunque dai, mamma che bel fallo, bello. È colpa della neve, siamo scivolati a causa della neve. Non volevamo entrare in maniera così irruenta, è stata la neve che ci ha fatto scivolare i tacchetti. Abbiamo sbagliato i tacchetti. Dai. Palla fuori cortesemente. Intervento un po' così così, sinceramente. Però vabbè, l'importante è portare fuori la palla. Calma, calma, guardalo, 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 guardalo. Vai Castagna, vai Castagna. Corri Castagna mio. Va bene, Abe. Era fallo. Sono rimasto un attimo scioccato, ma era fallo. Ma ha tirato un calcio nel polpaccio. Ma era fallo. Vabbè. Super, ragazzi, non sarà un fallo non dato a evitarci a proibirci di vincere questa partita, signori miei. Siamo ancora più cattivi, siamo ancora più incavolati. Ci hanno tirato i peggio calci praticamente nelle caviglie, non ci hanno dato nessun fallo e noi riusciremo comunque a trovare il gol della vittoria. Lo troveremo, signori miei, lo troveremo. Voglio i 3 punti qui ad Anfield, voglio i 3 punti qui ad Anfield. E dai, lo devi fermare però. E che paranoia, lo devi fermare. Sai, no. Prendila. Mamma mia. Mamma mia, signori miei. Che cavolata stavamo per fare. Che cavolata abbiamo fatto. No, forse non del tutto bravo. Castagna che è partito. Guarda come se ne va a Castagna. Guarda come se ne va a Castagna. È bello maturo, è una castagna matura. Dai, fermati così. Guardalo lì. Castagna, la ciabattata di Castagna. Mannaggia. Bella partita però, azioni da un lato e dall'altro. Azioni da un lato e dall'altro. Bella la ciabattata di Castagna, però peccato che non ha centrato. Il nostro obiettivo, raga, è centrare i giocatori avversari, non è buttarla dentro. Mi sa che si sta ispirando tutta la partita, tutta la squadra a Wood. Perché Wood è il nostro uomo. Oh, mamma come prestano questi, ma che vogliono? Ma che vogliono questi? Toccala e tira. No, Van Dijk, l'avevo visto, mannaggia. Comunque presta, presta bene il Liverpool. Bella squadretta il Liverpool. No, e non buttarti così con un peso morto. Devi buttarti quando puoi recuperare la palla. Nostra. Arbitro è nostra, giusto? Sì, è nostra. Vai così. Giocala lì, trallallero, trallallì. Vai, vai così. Vai 1-2. Ma chi? Ma 1-2 cosa? 1-2 cosa? Io bello che io pure parlo. Mamma mia, com'è volato male. Non è fallo. Ed è rimessa loro, ma non è vero, non era mai rimessa loro, dai, stiamo calmi che ce la possiamo fare, stiamo calmi che ce la possiamo fare, bella partita signori, bella partita combattuta, con i giusti ritmi, Mo Salah, stroncato no, è riuscito, esci Gautier, che cazzo l'ha fatto Gautier, prendila Gautier, è subito che la lancia così, di violenza, Isaac non riesce a prenderla di testa, una serie di batti e ribatti fino a questo momento, un po' inutile, bravo così, stroncalo, bravo, chi era Wood, che mi sa che se ora si piglia il cartellino giallo prima della fine del primo tempo, no, 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 non so come sia successo, ma che cosa è successo, non so niente, fine primo tempo, tutti negli spogliatoi. Bella così, Wood si è risparmiato pure il cartellino giallo, forse. Forse, chi sei, bell'uomo? Forse, non si sa. Vediamo. No, si è preso il cartellino giallo, Wood. Vabbè, rientriamo in campo così, raga. Rientriamo in campo così. Io l'unica sostituzione che potrò fare sarà Isak per Dell'Orco, signori miei. Perché i titolari, i nostri titolari, ovvero Messi, Neymar, Mascella d'Oro. Me li tengo per la prossima partita contro la Juventus, me li tengo freschi. Non vorrei che magari entrano nel secondo tempo e vista la neve ci scappa l'infortunio
e noi potremmo anche tirare giù tanti insulti, perché con la Juventus mi serve la squadra migliore, anche se le riserve, dico io, non in queste tre partite che ho fatto con loro, non hanno per niente sfigurato. Mamma mia, che gran palla Wood! Corri Benitez! Benitez è lento, lì ci vorrebbe un freccia rossa praticamente. Dai Benitez, guardalo, guardalo, bello Birindelli, il nostro Pirillo Birindelli, il nostro Pirillo Birindelli, che gira per Benitez, che becca la suocera in curva, grande Benitez, ha beccato la suocera in curva, che gli sta antipatica, fuori Salah, dentro Toven, 53esimo, dai, 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 aspettiamo altri 2 minuti, Isak un poco spento, veramente non è questione che Isak è un poco spento, non gli sono arrivati palloni giocabili, il problema è questo. Wood è molto stanco, quindi potremmo anche optare per levare un Wood e mettere un Isak, non lo so. No, Papa Maullo non deve starci in questa serie. Papa Maullo ha una serie tutta sua e se la deve gestire. Non può invadere altre, le serie degli altri. Le serie degli altri non le può invadere. Allora, stiamo calmi. Ampadu, pensaci tu. Ampadu, pensaci tu. Stroncalo Ampadu. Bravo così, Ampadu. L'hai fatto confondere e loro hanno perso palla. Dai, ripartiamo con calma, bello così. 1-2 veloce, 1-2 veloce. Isak, 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 vai, Isak. Vai. Questo è fallaccio terribile, signori miei. Alexander Arnold si becca. Dai, è rosso, magari è rosso, no, è giallo. Ma porca miseria, mi aspettavo un bel cartellino rosso. È stato violento, è stato cattivo questo fallo. Questo mette la barriera, tanto io non so tirare. Quindi la giochiamo lì, Ampadu pensaci tu, la palla al limite dell'aria, non c'è nessuno e perdiamo la punizione a nostro favore. Va bene, pallone perso. Allora niente, appena prossima palla che esce fuori facciamo uscire Isak. Il nostro Isak Newton questa volta non è riuscito ad incidere più di tanto in partita e facciamo entrare il nostro Shaq dell'Orco. Il nostro Shaqinho, vediamo se contro il Liverpool vede colore rosso. E no, 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 mamma mia cosa ha salvato Gautier, signori miei. Fuori Umtiti a Liverpool, porca miseria. La cosa bella è che più vai avanti praticamente nelle stagioni, più i giocatori vanno in squadre assurde. Nel senso, attenzione, Umtiti di Liverpool è un gran colpo di mercato. Però giustamente non me lo sarei mai aspettato. Ecco, mettiamola così. Allora, pallone fuori, pallone fuori, pallone fuori. Bravo Gautier che è stato palesemente buttato a terra, stroncato. No, no, non volevo crossargliela subito lì. Calma, giochiamola, bello. Tanto il terreno di gioco non si capisce più che cosa è, se è un ammasso di fango, se è tutta neve. Mamma mia, se c'è ancora dell'erba là sotto che cerca di vivere. No, è Papa Mulla, non c'è sta in sta serie. Mi sta iniziando a uscire naturale, papà. Ullo, dai, 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 dai. Fermati, fermati. Guarda, Ambarabacci Cicocò, Ambarabacci Cicocò, Ambarabacci Cicocò. Tre civette sul Como che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il pallone non entrò e il risultato restò 0-0. Quest'ultima parte non faceva molto rima, però va bene. Dai. Dai, siamo al 72esimo. Dai, dai, i detentori del titolo. Il Venezia sta pareggiando ad Anfield contro il Liverpool 0-0. Entrambe le squadre già qualificate agli ottavi. Agli ottavi, stanno giocando solamente per la gloria. Il Venezia con i panchinari in campo. Il Liverpool con i titolarissimi, raga, dico Umtiti e altra roba che ho visto, dico sono titolari sicuramente. Vai Wood, vai Wood, vai Wood, fermati Wood, no vai Wood, Wood per bello, guarda 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 Ambarabacci Cicocò, Ambarabacci Cicocò, bello 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 bello, dai corri corri, ma porca la peppa e la peppina, che è successo? Con chi c'era l'arbitro? Non si sa. Palla nostra, a chi la diamo? Diamola qua. Wood, riesce a non centrare un giocatore avversario. Bello, bello, bello. Dai, 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 dai. No, la traversa è brutta. La traversa è brutta. Ma che è successo? Perché c'hanno con Benitez? La traversa è brutta all'82esimo, raga. All'82esimo la traversa è brutta.
Mamma che tiro che gli aveva centrato. All'82esimo, la traversa è molto brutta. Sì, ti rimane l'urlo proprio in gol del dire gol. E non è una cosa bellissima. Decisamente no. E va bene, ora il Liverpool sta cercando di uscire con i suoi uomini. Il Venezia sta continuando a scivolare sul ghiaccio. Forse pensa che sia un nuovo sport. Non stiamo più giocando a calcio, ma stiamo pattinando sul ghiaccio perché come scivolavano i miei non era normale. Nel senso, ok, ero io che li facevo scivolare, però dico ok. Apri la sulla fascia. Benny Benitez. Benny Benitez, dimostrami che puoi stare in questa squadra. Benny Benitez, Benny Benitez. Per Ambarabacci Cicocco, non ci credo. Non ci credo. No, no, neanche Ambarabacci Cicocco ci crede, raga, dai. Ma cosa ha preso Alisson? Dai. Ma cosa ha preso? Tra l'altro si è preso anche un calcio nello sterno dallo suo difensore. Ma dai. Dai, Shaq dell'Orco comunque grande partita. Inesistente dal primo minuto, da quando è entrato fino a questo momento. Smentiscimi, Shrek. Ancora Ambarabà, ancora Ambarabà. Shrek aveva la possibilità. No, era Wood, aveva la possibilità di far qualcosa di buono. E invece no. 2 minuti di recupero, signori miei, è finita qui. È finita qui. Liverpool, Venezia 0-0. Ultima partita del girone di Champions. Finisce 0-0. Un punto a testa ad Anfield. Tra Venezia e Liverpool va bene così. Noi passiamo il turno da primi del girone. Ci sta bene. Dovremmo evitare, spero, le potenze degli altri gironi. Facciamo le interviste, signori miei, e ci salutiamo per questo video. Speriamo che non siano le solite domande su complimenti per la striscia. Gran partita di. Chi è che poi ha fatto una gran partita? Non ne ho proprio l'idea. Allora, vediamo. Infatti, ne ah, Neymar. Chiede che la partita sarebbe finita diversamente se Neymar, esagerando, può dimostrare che mi sbagliavo. Ecco. Il match di ritorno. I ragazzi erano stanchi. Mettiamola così. Effettivamente un poco stancucci c'erano. Il vostro obiettivo sin dall'inizio della difesa ha disputato un'ottima partita, dai. Thank you so Forse questa much for sullo your time. 0-0 era una domanda nuova rispetto alle altre. Le altre sono le solite domande. Va bene, aggiornamento e valutazione. Cosa è successo? Si è buggato tutto. Non mi fa vedere più una cippa di nulla. Si è buggato tutto. Allora, partita spostata, premio torneo, tanta roba, squalifica scontata, va bene. Chat giocatore, vabbè, se non decidi di andare in campo, va bene, il tuo posto in squadra non è un rischio. Vabbè, la prossima tornerai a giocare, non ti preoccupare, rilassati. Rilassati, vabbè. Allora, io vorrei arrivare alla prossima partita che è quella con la Juventus. Se il gioco ragiona. Se il gioco non ragiona, non possiamo fare nulla. Oh, ce l'avevamo fatta. Ok, allora andiamo. Alla prossima partita, arriviamo proprio al ridosso della partita con la Juventus, signori miei. Così vediamo se per caso ci sono già i sorteggi di Champions per vedere con quale altra squadra dirigenza Venezia. Bel lavoro. Cosa è successo? Segnale obiettivo, aumenta il valore del club nel giro di 3 stagioni. Ci siamo riusciti già subito, che cosa bellissima. Vediamo se già hanno fatto i sorteggi di Champions, signori miei. No, ancora niente da fare. Questo ottavo di finale Coppa Nazionale, no. La Champions è qui, ancora no. Niente, niente da fare. Va bene, ragazzuoli, detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video, per aver supportato il Venezia in questa partita contro il Liverpool. Noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un prossimo video su qualche altro gioco. Detto questo, buona giornata e un saluto a tutti. Bella raga, ciao!